Mirta Merlino, nota giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5, ha recentemente rivelato sui social di essere stata vittima di una truffa online. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! In un post su Instagram, la Merlino ha denunciato l'uso illecito della sua immagine, ricostruita digitalmente tramite l'intelligenza artificiale, per promuovere false notizie e tentare frodi bancarie. «Il mio volto è stato ricreato dall'intelligenza artificiale», ha scritto la giornalista, sottolineando la gravità della situazione e mettendo in guardia i suoi follower dai pericoli sempre più presenti nel mondo digitale. Questo preoccupante episodio arriva in un momento in cui la Merlino si sta preparando per il ritorno di Pomeriggio 5 a settembre, un programma in cui ha spesso trattato temi legati alla sicurezza online e alle truffe digitali. La conduttrice, che si trova attualmente in vacanza a Pantelleria, ha espresso il timore che molti utenti possano essere tratti in inganno dalla falsa immagine diffusa in rete. Nonostante le sfide e i pericoli che la tecnologia può comportare, Mirta Merlino ha ribadito il suo impegno a sensibilizzare il pubblico sui rischi connessi alle frodi online. La sua battaglia contro questi mascalzoni continuerà anche nella prossima stagione televisiva, dove affronterà ancora una volta le tematiche più delicate e attuali, con la determinazione che da sempre la contraddistingue. L'appuntamento con Pomeriggio 5 è fissato per l'inizio di settembre, quando Mirta Merlino tornerà in onda per affrontare nuove sfide, pronta a mantenere alta la guardia contro le insidie del web e a informare il suo pubblico con competenza e passione. Uniamoci e supportiamo Mirta in questa battaglia contro le frodi online. Hai avuto esperienze simili? Condividile nei commenti qui sotto e metti un like.